In questo viaggio, con il drone virtuale di Paolo Dal Prato, visiteremo Firenze. La visiteremo dall'alto, come ovvio, ma questo ci permetterà di vedere una Firenze forse meno conosciuta. Se pensiamo a Firenze, viene in mente la città, la grande città dell'età dei comuni, oppure la meravigliosa città che fu la culla del Rinascimento italiano. Ma la città che vediamo oggi è il risultato di una lenta trasformazione e la sua origine è possibile vederla ancora nel tessuto urbano, che conserva le tracce evidenti dell'inconfondibile struttura di una colonia romana. La nascita di Florenzia risale al primo secolo avanti Cristo, probabilmente grazie alla deduzione di una colonia di veterani circa a metà del secolo. La città fu costruita secondo i canoni delle fondazioni romane, orientata secondo gli assi cardinali nord-sud e est-ovest. Il circuito delle mura di Florenzia era un quadrilatero grossomodo trapezoidale, il cui orientamento è ancora ben leggibile nella pianta del centro storico, tra via Tornabuoni a ovest, l'area del Duomo a nord e via del Proconsolo a est. Il foro era nell'area dell'attuale Piazza della Repubblica, all'incrocio tra il Cardo e il Decumanus Maximus, ancora riconoscibili nell'impianto ortogonale della città. L'attuale Piazza della Signoria era una zona marginale, ma importante perché vicina al fiume. Qui sorgevano delle terme e un teatro. Nel corso del secondo secolo d.C. la città si era ormai sviluppata oltre le mura e qui, in un'area prossima all'attuale Piazza Santa Croce, fu realizzato l'anfiteatro, in un periodo in cui tutta la città fu monumentalizzata. Oggi la traccia dell'anfiteatro è perfettamente riconoscibile negli edifici della zona di Borgo De Greci, che si affacciano su strade che ricordano l'origine nei loro nomi: via Torta, via del Parlascio, via dei Pentacordi. L'anfiteatro aveva una forma ellittica, con l'asse maggiore di circa 120 metri e l'asse minore di 90 metri. Nel corso del Medioevo, le murature dell'anfiteatro furono sfruttate per realizzare case che utilizzarono gli spazi disponibili e i cunei della struttura originaria. Nell'undicesimo secolo, i Peruzzi vi costruirono il proprio palazzo, probabilmente usato anche come carcere nella prima età comunale.